Alberto Manzi, qui io sto guardando in qualche modo l'età media delle persone, dovrebbe forse ricordare senza problemi chi è Alberto Manzi. Personalmente io sono nato il giorno in cui la RAI ha cominciato a trasmettere, cioè nel febbraio del 54, e quando Alberto Manzi ha cominciato a fare Non è mai troppo tardi, io avevo 5 anni, per cui a me ha insegnato a leggere e scrivere il maestro Manzi. E me lo ricordo con una grandissima passione, perché era un bel signore, parlava pulito, era bello, aveva questi occhioni neri, era una persona affascinante e soprattutto era conscio, diciamo così, di una missione pedagogica che la RAI aveva allora. Alberto Manzi è nato nel 24 e ha fatto di tutto. Ha fatto di tutto, per esempio, una cosa che io non sapevo che avesse fatto, e qui vorrei chiedere al colonnello Zarcone, venga qua un attimo, perché ho scoperto che Alberto Manzi ha cominciato facendo addirittura il lagunare, no? Sommergibilista. Ha iniziato facendo il sommergibilista perché a quanto pare voleva fare il capitano di lungo corso, voleva fare l'ufficiale di marina. Poi invece con un'altra cosa abbiamo scoperto leggendo i documenti, è che lui l'8 settembre è entrato nei gruppi da combattimento, quindi ha partecipato alla guerra di liberazione, inquadrato in un battaglione di fanteria della divisione Folgore, quindi assieme ai paraudisti ha partecipato allo sfondamento della linea gotica, tra l'altro alle parti di Bologna, fra Bologna e Lidice, quindi una cosa che uno forse non si aspettava da una persona. Ha cominciato a 18 anni a fare l'eroe di guerra. Ha fatto l'eroe di guerra. Dopodiché dice io voglio impegnarmi a fare e va a insegnare nelle carceri. Tra l'altro mi raccontavano alcuni particolari, lui ha insegnato a 90 ragazzi, di questi 90 ragazzi 87 sono stati recuperati e non sono più tornati in galera, e questo pare che sia un record mai più raggiunto. Dopodiché dice vado a fare il maestro di base, e fa il maestro. Scrive, uno dei suoi romanzi è stato il più tradotto romanzo per ragazzi italiano dopo Pinocchio. Fa il maestro finché, mi sembra, nell'81 litiga con la struttura del Ministero della Pubblica Istruzione, perché gli dicono ma tu devi in qualche modo, come dire, dare una valutazione, no? Ai ragazzi. E com'è finita? Lui si è rifiutato. Lui si è rifiutato, è rimasto poi 5 mesi privato di stipendio. Gli chiedono di scrivere queste valutazioni, vi ricordate quando poi sono arrivati i giudizi, e Manzi diceva ma non posso bollare un ragazzo con un giudizio, perché il ragazzo cambia, è in movimento, se il prossimo anno qualcuno legge un giudizio che io ho dato quest'anno, poi l'abbiamo bollato poi per i prossimi anni. Si rifiuta di dare questo giudizio e lo sospendono appunto dallo stipendio. L'anno dopo tornano alla carica e lui dice no, io questa cosa non la posso fare, però guardate, invece dei giudizi vi scrivo un giudizio riepilogativo comune per tutti, sì. E ve lo scrivo con un timbro, e il giudizio era fa quel che può, quel che non può non fa. Allora lo chiamano e gli dicono no, non va bene così, ma lei maestro, gli dice il direttore didattico, lo scrive col timbro, non c'è problema, dice Manzi, lo scrivo a penna. E così è andato avanti, l'ha scritto gli anni successivi a penna. Trovo, per raccontare un piccolo episodio che riguarda noi abbiamo realizzato questa puntata su Alberto Manzi, il montatore di questa puntata è un ragazzo che ha 30 anni e che non ha mai saputo, appunto, non ha mai visto Alberto, esatto. Manzi. Beh, si è scritto un foglio, l'ha attaccato sulla macchina di montaggio e l'ha lasciato per mesi con scritto fa quel che può, quel che non può, non fa.